Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati. Siamo nel quinto giorno dell'ottava di Pasqua. E le letture che abbiamo ascoltato oggi ci fanno vedere bene tutto il cammino compiuto da Simon Pietro, un cammino avvincente, entusiasmante e anche di grande consolazione per ciascuno di noi. Io già domenica scorsa in qualcuna delle omelie facevo notare grande differenza che c'era tra la fede di Pietro prima della risurrezione e quella di Pietro dopo la risurrezione. Sia nel Vangelo di oggi che nella prima lettura che abbiamo ascoltato emerge questo enorme distacco. Poi sappiamo che Pietro fu il primo a riconoscere la natura divina di Gesù e per questo Gesù lo nominò primo Papa. Tu sei Pietro e su questa pietra fonderò la mia Chiesa e le porte degli inferi non prevarranno contro di essi. Ma manifestava ancora molte aspetti umani, subito dopo la nomina primo Papa, e così mise a riproverare Gesù, perché Gesù disse a tutti che doveva andare a soffrire, a morire per noi, e Pietro gli disse, ma che sei matto, Signore? E Gesù gli rispose, vattene via, che tu pensi come Satana secondo il mondo. Dopo aver nominato Papa, fece subito questa brutta figura. Poi sappiamo che all'ultima cena Gesù gli predisse il rinnegamento. Pietro diceva, io con te vengo anche alla morte, alla prigione, eccetera, eccetera. Gesù gli disse, guarda che stanotte, prima che tre volte cado in tingallo, tu avrai negato perfino di conoscermi. E purtroppo così fu. E Pietro si fece un bel po' di pianti dopo questo suo atto di viltà e di rinnegamento, addirittura spergiurò di non avere mai visto e conosciuto nostro Signore. Fatta grossa. Ecco, adesso lo vediamo dopo Pasqua. Che succede? Noi abbiamo visto che Gesù aveva detto ai suoi di tornare in Galilea, che stavano sulle sponde del lago di Galilea. Noi sappiamo che Pietro era un pescatore, ma quando incontrò Gesù, Vangelo di Luca, Gesù lo nominò pescatore di uomini in un'occasione molto simile a quella ascoltata nel Vangelo di oggi. Pietro era tutta la notte era stato a pescare, non aveva preso niente, e Gesù gli dice, torniamo a pescare di giorno. Cosa che un pescatore sa che non si deve fare. Fai quello che ti dico. Pietro butta la rete, presta tanti di quei pesci che non si reggevano più in piedi. Pietro disse a Gesù in quella circostanza, allontanati da me che sono un peccatore. E Gesù gli disse, guarda che da oggi in poi sarai pescatore di uomini. Vedete che per farsi riconoscere come risorto può fare la stessa cosa. Ancora, la notte non avevano preso nulla, escono ancora. E quest'uomo misterioso della riva dice, guardate, gettate la rete di là, tirano tutti i pesci, e prima San Giovanni, guarda quello del Signore, cioè, ti ricordi Pietro? E poi Pietro che si ricorda, si veste e si butta subito al mare e andare incontro a Gesù, quindi ricorda e quindi rinnova la sua volontà di essere apostolo. L'abbiamo visto negli Atti degli Apostoli, nella prima lettura, dopo la prima grande predica, le guardie fanno la stessa cosa che hanno fatto con Gesù, gli stessi protagonisti, Anna, Caifa, li schiaffano in galera e poi l'interno dicendo avete fatto, e stavolta Pietro non rinnega, stavolta Pietro dice guardate che quel Gesù che voi avete messo in croce, io è risuscitato, aveva appena fatto un miracolo, il primo miracolo Pietro aveva guarito uno storpio al Tempio, guardate che quello ha camminato nel nome di quel Gesù che voi avete crocifisso. Poi la lettura si è fermata, ma se leggete il seguito, la conseguenza di questa professione è che li hanno riempiti di nervate, li hanno flagellati a tutti quanti prima di rilasciarli e avrebbero continuato a perseguitarli a lungo a Gerusalemme. Ma stavolta Pietro non rinnega più, ma forte dell'esperienza della risurrezione rimane fedele al Signore e va avanti nel suo mandato. San Pietro sappiamo che avrebbe poi concluso eroicamente col martirio la sua vita dopo una vita spesa a predicare nel mondo quello che abbiamo sentito, che Gesù è l'unico salvatore e che in nessun altro c'è salvezza, quello che la Santa Chiesa sempre proclama, che tutti i successori di Pietro difendono e proclamano e che è il cuore della nostra fede. Impariamo dalla vicenda di Pietro che non è un problema avere delle debolezze e avere delle cadute, il problema è perseverare nella seguita di Gesù e attendere quel giorno, dicevano il giorno di Pasqua, in cui la grazia del Signore tocchi profondamente il nostro cuore e la nostra vita si trasformi. Fine della paura, fine di ogni titubanza, certezza che Gesù è il Signore e pronti a dare anche la vita se necessario per amore suo e del Vangelo che Egli ha insegnato. Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati.